Un altro punto interessante del mio programma ha ad oggetto il rilancio dell'immagine federale. In qualità di legale ho assistito diverse aziende, anche complesse, nelle quali il punto fondamentale era il bilancio. Il bilancio della federazione si basa fortemente su quelli che sono i contributi del CONI attualmente. Ritengo che qui la federazione debba lavorare diversamente, debba riuscire a trovare risorse nuove e anche in modo autonomo. Per far questo è necessario rilanciare e promuovere l'immagine della nostra federazione e della maglia azzurra. È necessario strutturarsi, è necessario cioè una nuova struttura sul mercato delle sponsorizzazioni. E una volta che sarà stata realizzata questa struttura, sarà importantissimo creare delle sinergie. Sinergie con gli organizzatori delle manifestazioni ciclistiche in Italia, sinergie con i produttori in Italia di biciclette, ma anche di accessori, di abbigliamento e di tutto ciò che è legato al mondo del ciclismo. In questo modo, ripeto, la federazione potrà giovarsi di entrate proprie. Dovrà però essere attiva, dovrà parlare il linguaggio degli imprenditori e dovrà in un certo modo abbandonare la vecchia idea di una federazione statalista, di una federazione basata a livello economico sui contributi del CONI. Questo significa avere una federazione moderna, una federazione agile, una federazione attenta a quelle che sono le esigenze anche del mercato ciclistico. E soprattutto una federazione che può essere un partner commerciale per gli imprenditori del settore e per gli organizzatori delle grandi manifestazioni sportive che si svolgono sul nostro territorio.